Amici e amiche, una buona giornata a tutti da Unire TP. Siamo qui quest'oggi ancora perché siamo stati sfidati dallo zombone a Pac-Man per Commodore 64. Conversione di Pac-Man per Commodore 64, che sapete che a me vengono anche dei seri dubbi che non ho neanche mai giocato io, la conversione Pac-Man per Commodore 64. Io sono vissuto con Miss Pac-Man di Atari 2006, che teoricamente dovrebbe essere anche il secondo capitolo della serie, famosissimo Pac-Man dell'80 da Namco, lo conosciamo tutti, non stiamo qua a spiegare il gioco. Miss Pac-Man dove i fantasmoni maledetti volevano vendicarsi e hanno rapito Pac-Man e... Miss Pac-Man ha il compito gravoso di riuscire ad andare a salvare Pac-Man, ma quando ho giocato tantissimo, come ho giocato tantissimo a Pac-Mania nella versione Commodore 64, quello isometrico, che è peraltro bellissimo, mi piace un sacco, ma mi sa che non ho mai giocato alla versione di Pac-Man per Commodore 64. Boh, chi lo sa, può darsi che non so neanche se c'è, magari c'è in qualche cassetta che ho che si ricorda tutti. Quindi lo zombone ci sfida, quindi facciamo una partita e non solo probabilmente la prima partita oggi, ovviamente nel primo tentativo, mi sa che è la prima partita in assoluto Pac-Man conversione per Commodore 64, quindi voglio dire, questo ci vuole coraggio, ci vuole tanto coraggio, ma Zombone dice che i fantasmi vanno un po' per i cazzi suoi. E questo è bene, questo mi fa molto piacere, ma io, siccome sono molto sfortunato di solito con i giochi qua, no. Infatti, vedete come mi muovo già in maniera incerta, però io sfrutto la tattica. E a Pac-Man lo conosco anch'io, non sono l'ultimo coglione, però non ho mai giocato la versione Commodore 64. Mamma mia, ho rischiato tantissimo, ma sto facendo i numeri a Pac-Man. Vanno un po' per i cazzi loro le palle perché mi continuano ad attaccarmi quei maledetti. Allora io vi mangio tutti. Attenzione, andatevene un po' per i fattacci vostri. Io non vi voglio fare del male se voi. Ma mi seguono, ma perché? Ma che cazzo di versione sto giocando? Sto giocando una versione maligna di Pac-Man. Guarda come mi seguono. Ora vi mangio tutti, so che adesso ho finito le pillole, adesso rischierò tantissimo a mangiare questi, guardate che mi faccio inculare, invece no, perché questo è il partitone, è zombone, guarda qua, come. Però adesso ho finito le pillole, io uso il warp, sfrutto il warp e me ne vado, perché sì, ho ancora una pillola, quindi la sfrutterò magistralmente per uccidere gli ultimi fantasmosi. E invece ho fatto la cazzata che ha fatto anche la macchina del tempo. Vabbè, ho fatto la stronzata che ha fatto anche la macchina del tempo. Cioè prendere la pillola in ritardo e farsi inculare così dai fantasmoni. No, ma sto giocando de merda, eh. No, ero partito bene, devo dire la verità, con numeri fantascientifici. Ma poi adesso sto giocando de merda. Comunque, Zombone ha fatto un buon punteggio, secondo me. Voglio dire, un buon punteggio perché non è che uno gioca tutti i giorni, a meno che ci aveva giocato il giorno prima. È un buon punteggio dopo tanto magari che non lo giocavi. Senza dubbio. Vediamo se. Andate via. Non fatemi sprecare le pillole, che pillole vanno usate con intelligenza quando i fantasmoni sono tutti lì vicini, non così come lo usate io. Mangiare le pillole, la mia tattica è lasciare così pillole da cazzo in giro, non utilizzando uno schema ben preciso, ma andando casualmente, perché questa è una tattica che mi porterà alla vittoria sicuramente. Vedete, mangio un po' qua, mangio un po' là. No, bisognerebbe, no, è meno bastardo che Pac-Man Arcade, anche vorrei dire anche di Miss Pac-Man per Atari 2006, perché effettivamente lì i fantasmi erano molto più rognosi e tendevano molto più a seguirti, mentre qui effettivamente vanno un po' per i fattacci loro, meglio così. Non mangiare la pillola adesso, mangiamo la pillola, giochiamo in maniera intelligente, parliamo di un gioco che va giocato in maniera intelligente, trollando i fantasmi che non sono proprio
intelligentissimi in questo caso. Guardate la mia tattica di lasciare pillole un po' a caso durante il labirinto, che funziona. C'è un stronzo, un fantasma che mi... No, due li mangio però, rischio ma li mangio. Dovrebbe mangiarli tutti. Non ho preso neanche un frutto e neanche una fragola, niente che danno bonus. Adesso ho lasciato in giro pillole. Aiuto, mi stanno circondando. Mi hanno circondato, sono morto. Maledetti! Non sono stupidi, proprio stupidini, stupidini. Sono un po' stupidini, ma 10.000 punti ho vinto anche la vita. Ma Pugman c'è poco da dire. Pugman. Ho ancora una pillola che, se non faccio lo stupidino, la sfrutto in maniera intelligente, faccio punti. Quindi, no, non così però. Così. Aspetto qua i fantasmi. È il momento buono. Dai, che non ho tutto il giorno, Venite. Ok, non sono riuscito a tornare indietro. La mia tattica è miserabilmente fallita, ma fa niente perché ho finito un altro livello. E quanti punti ha fatto lo zombone? Non lo so, ho fatto 20. No! 20 qualcosa. 23, 24. Ma mi faccio inculare, perché quando c'è la ressa di fantasmi, così, ovviamente più andiamo avanti, più l'effetto della pillola sarà... Ma che palle! Sarà più breve? Ma io li mangio tutti e due lo stesso, perché sì. Come dicevo, lo zombone non c'è. La scenetta di intermezzo. Sto sputtanando fuori tutte le pillole. Quindi questo mi farà ritrovare. Oh, coraggio! Io ho coraggio, Pac-Man, e li uccido così. Adesso andiamo via, perché mi sto per essere circondato. Ma andate in culo però. Mi hanno circondato ancora una volta, sono a 16.000 punti. Niente. Cerchiamo di... Quella pillola qua è meglio mangiarla, perché se la lascio indietro così... Tanto che i fantasmi sono ancora indecisi sul da farsi, io uso il warp e li frego. Attenzione, perché magari dal warp... mi seguono anche loro dal warp, maledetti. C'è quello rosso che mi rompe i coglioni, è lento ma mi sta... Vedete, mi segue. Mi segue, mi vuole mangiare. Dai. Siamo distanti dai fantasmi. Vedete la musica come si fa più. Adesso mi inculano, Quando girano così, diamo la pillola, perché adesso mi ha visto, quello lì mi segue. A tutti i costi. Dai, finiamo il livello. Forse. No, ma che palle, dai! Niente, non vogliono farmelo finire, porco il diavolo, sono tutti proprio lì. Non lo finisco perché adesso mi inculano, Guardate, quando girano, continuano a pirlare lì. Seguitemi nel warp, invece lo finisco. Stronzi di fantasmi. Dai, che se arrivo a 20.000, vinco la vita. Ne avrei anche bisogno. Mangiamo pillole. Fantasma rosso è il più stronzo di tutti. No! No, che ma sono... Porco cane, nel warp c'era l'altro fantasma, avrebbero in cui... Sì, sono morto così. No, dai, non faccio... Mi accontento, 18.004. Mi accontento perché... Allora, Pac-Man è un gioco storico, un gioco bello così, ma magari vederlo nel gameplay. Fare 20 minuti di Pac-Man non è il massimo dell'aspirazione. Nel vedere, sto dicendo, nel giocare è bellissimo. Quindi partecipate in massa a Pac-Man. Ho fatto peggio di tutti, e pazienza, ogni tanto gira anche così. È stato un piacere, alla prossima, ciao!